Lesbica! Che fatti i giorni, lesbica! Salve a tutti ragazzi, sono Zeta Willix e in questo appuntamento del martedì diciamo che purtroppo abbiamo ricevuto una sorpresa non tanto piacevole. Comunque ragazzi, oltre alla Karin Technical Custom, la Rockstar oggi ha anche, diciamo, modificato un paio di cose. E oggi vi mostrerò tutto quanto in questo nuovo video. Prima di cominciare ragazzi, vi ricordo al solito di lasciare un bel pollicione in su per supportarmi con il canale. E sono veramente molto ma molto contento che insomma ci sia sempre qualcuno a darmi una mano in qualsiasi video che carico. Davvero grazie ragazzi, siete fantastici. Comunque insomma vi dicevo, oggi è uscito un veicolo che nessuno si aspettava, ovvero la trasformazione del Karin Technical, veicolo inizialmente rilasciato con le rapine in banca. Praticamente per ottenere la Technical Custom dovevano prima comprare il veicolo Pegasus della Technical, insomma la Technical normale, acquistabile nel sito Warstock & Sheckerry al prezzo di $1,263,500 oppure di $950,000 se abbiamo completato il colpo con Trevor, che sarebbe il terzo colpo, comunque la terza rapina del DLC delle rapine in banca. Dopo averla comprata basterà chiamare la Pegasus, prendere la Karin Technical, quindi farla spawnare in una qualsiasi zona dove insomma la Pegasus fa spawnare i veicoli, quindi portarla all'interno di un centro operativo mobile con l'officina e l'armeria installata. E tenete bene a mente che potete trasformare questo veicolo solo ed unicamente in un centro operativo mobile. Da un meccanico purtroppo non funzionerà, quindi basterà trasformarla pagando $135,375 in modo tale che questa diventerà una Karin Technical Custom. Quando l'avete fatta trasformare, il veicolo diventerà automaticamente un veicolo depositabile in un garage personale. Insomma, in parole povere, da veicolo Pegasus diventerà direttamente un veicolo personale. Lo potete fare con tutte le Karin Technical che volete, anche se non so quanto vi conviene, insomma, in quanto per trasformarla dovete comunque spendere un bel po' di soldi, ma soprattutto anche per le modifiche che sono veramente costosissime, specie se aggiungiamo i suoi 4 potenziamenti. Infatti, con l'aggiunta della sua trasformazione, adesso dovremo anche sbloccare altri nuovi 4 potenziamenti nel laboratorio, che appunto sarebbero le modifiche apposta per questa Karin Technical Custom. Ve le mostrerò comunque tutte in questo video. Insomma, abbiamo la corazza pesante, 2 paraurti bomba, ma soprattutto la minigun 7.62 mm, davvero devastante. Una modifica che costa $95,000, insomma, questa torretta. E pensate che con l'aggiunta del minigun, per le modifiche al massimo dovremo spendere un totale di ben più di $720,000. Insomma, un prezzo molto simile già al prezzo di acquisto di questo veicolo. E con l'aggiunta del prezzo di questo veicolo, la cifra diventa più di $1,600,000 spesi per questa Karin Technical Custom. Davvero una marea di soldi, ragazzi, incredibile. La Rockstar, non lo so ragazzi, oltre che a fumare, penso che beva pure parecchio. Con le modifiche diventa un pochettino più veloce e manovrabile, ma niente di che. C'è da dire che la cosa buona della sua trasformazione è che riceverà un aggancio posteriore per poter agganciare il rimorchio antiaereo di un amico. Insomma, come vedete, per questo pickup dovremo spendere tantissimo, anche solo per riceverlo, figuriamoci per le modifiche e quant'altro ancora. E c'è da dire che secondo me purtroppo la trasformazione di questo veicolo è inutile se non abbiamo il minigun 7.62. la sua torretta standard è abbastanza forte e precisa, non si surriscalda mai, ma sicuramente non vale tutti questi soldi, in quanto la modifica del minigun è molto ma molto più potente come torretta. Il problema è che per sbloccare il suo potenziamento ci metterete tantissimo, specie se non siete dei moddati. Dovrete avere quella fortuna di beccare il suo potenziamento e aspettare che ogni volta la barra ricerca aumenti fino ad arrivare al massimo per cercare di spendere il meno possibile per sbloccare appunto un potenziamento del laboratorio. Diciamo che la Karin Technical Custom diventa un pick up decente, ma giusto decente, solo con questa torretta, tipo di torretta. Altrimenti è un veicolo assolutamente da evitare, perché mamma mia, a me sinceramente darebbe fastidio spendere tutti questi dollari per una semplice Karin Rebel con una minigun installata sopra se non fossi moddato. Quindi ragazzi, evitate a occhi chiusi questo veicolo, non compratelo nemmeno. Nonostante sia un veicolo abbastanza divertente da usare, secondo me questo pick up, per avere dei costi simili, è una minchiata assurda. E sono convintissimo che ci sono anche veicoli migliori, più divertenti, meno costosi, o magari anche un pochetto più costosi, ma sicuramente molto più divertenti e molto più utili come veicoli rispetto a questa bella
taggata. Pensateci bene, insomma, come ha detto Fanapton 371 in un video, non vi sembra che questa Karin sia semplicemente una Karin Rebel ma con una torretta sopra? E vorrei ricordarvi che la Karin Rebel, insomma, costa già pochissimo di suo, io penso massimo $20,000 se comprata nuova, però sicuramente non raggiunge i $30,000. Rifletteteci e soprattutto lasciate perdere, non sputtanate i vostri soldi, aspettate altri veicoli. Sono convintissimo che dopo nemmeno qualche ora vi sarete già stancati di usare questa roba, che oltretutto può essere benissimo buttata giù con qualsiasi aereo, elicottero, eccetera eccetera eccetera, in quanto alla fine, insomma, si tratta di un semplice pick up. Il video comunque, ragazzi, non è finito qui. Come detto a inizio video, la Rockstar oggi ha effettuato alcune modifiche nel gioco che dovete sapere. Innanzitutto ha aumentato la ricompensa che gli associati e le guardie del corpo possono guadagnare quando questi stanno aiutando il CEO in una missione qualsiasi, delle casse, del bunker o dei magazzini, non importa. Fatemi sapere tra i commenti se hanno aumentato di parecchio la paga di un associato o meno, e credo che questa cosa valga anche per i bikers in un club, comunque non ne sono sicuro, ma penso di sì. E oltre a questo, la Rockstar ha anche diminuito i tempi della produzione della merce. Adesso, con un bunker potenziato al massimo, ci vorranno 8 ore e 45 minuti per riempire al massimo questa barra, la barra merce, mentre con un bunker non potenziato ci metterete 12 ore e 30 minuti al posto di 16 ore. La brutta notizia è che però questa cosa del bunker con la produzione della merce velocizzata durerà fino a lunedì 24 luglio, dopodiché i tempi della produzione del bunker ritorneranno come prima, quindi sfruttate al meglio questo bonus. Vi lascerò due guide nella descrizione per capire al meglio come guadagnare con il proprio bunker. Oltre a questo, se completate una missione vendita sbloccherete la felpa dell'ammunition. Basterà completare una missione vendita anche di $7,000 o $5,000, qualsiasi valore sia non importa, del vostro bunker per ottenere questo abbigliamento. Infine, anche se non ve li consiglio, abbiamo degli sconti del 25% sul Fanapton 371 Wedge, sul Buzzard ed infine sull'Annihilator. Sono convintissimo che la Rockstar ha cambiato idea nel rilasciare l'auto, non lo dico per coprirmi con scuse o cose simili, ma ve lo dico perché la settimana scorsa, nella notizia in cui la Rockstar ha parlato della Cheetah Classic, c'era scritto che la nuova modalità competizione salti di rigore di gruppo avrebbe avuto doppi soldi RP fino a lunedì 17 luglio. Invece oggi hanno riaggiunto nuovamente il doppio guadagno di dollari RP, sempre in questa modalità, probabilmente fino al prossimo lunedì, ovvero il 24, fino al 24 luglio. Quindi quasi sicuramente la modalità di cui vi ho parlato ieri, nel video scorso, uscirà la prossima settimana, sempre di martedì, insieme alla Torero. Sono quasi convinto di questo. Purtroppo dico quasi perché dopo questa aggiunta sono rimasto abbastanza scioccato. Comunque, raga, io so che l'aggiunta di questa trasformazione è abbastanza inutile, ma guardate la cosa dal lato positivo. Nelle prossime settimane finalmente usciranno i veicoli più interessanti. Dopo aver passato la Pegassi Torero abbiamo le bombe assurde, ragazzi. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati e aspettiamo in bene, ci vuole solamente pazienza. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su. Da ZWX è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Buongiorno, dove siamo non mi ricordo. Non mi chiamare, non ti voglio. Ho perso pure il portafoglio.